dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla. In seguito all'ordine di Claudio, che allontanava da Roma tutti i giudei, Paolo si recò da loro e, poiché era del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando Sile e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono innocente. D'ora in poi me ne andrò dai pagani». Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Salmo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete». Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: «Che cos'è questo che ci dice, un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete, e io me ne vado al Padre?» Dicevano perciò: «Che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «State indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. In verità io vi dico, voi piangete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia».